Rara giornata senza derby, la settima di ritorno, aperta dall'anticipo di oggi a Giulianova tra San Nicolo e Campobasso. Quattro abruzzesi sono vicinissime e lottano per accaparrarsi un posto nei playoff. Tre ne sono disponibili, visto che il quarto finirà alla perdente del duello tra Matelica e Vispesaro. La Vastese è ancora la migliore tra le abruzzesi, ma in crisi piena. Una vittoria e cinque sconfitte nel girone di ritorno. Il Monticelli, visto nel recupero di mercoledì, è poca cosa, ma lecito attendersi una reazione d'orgoglio dalla squadra di Stallone, solitamente combattiva. Si gioca al Pirani di Grottammare, Vastese senza Viscardi e gli squalificati Maronilli e Iarocci. Giocherà uno tra Di Pietro e Lucciarini con De Feo centrale di difesa. Così il tecnico Colavitto al sito vasport.it. Tre sconfitte sono tre sconfitte pesanti, non sono abituato a perdere. Certamente dobbiamo riacquistare un po' di energie mentali, cercare di ritrovare quell'aspetto folle che aveva questa squadra, che l'abbiamo un po' perso nell'ultimo periodo. Però confido nei ragazzi, perché li sto vedendo bene, si stanno allenando bene, con voglia e con partecipazione. Chi sta benone è l'Aquila, imbattuta nel ritorno dove ha collezionato 12 punti. Domani però scontro diretto al Mancini contro il Castelfidardo, quinto in classifica con un punto in più. Sarà importante vincere, ma soprattutto non perdere, per non staccarsi dalla zona playoff. Out di Paolo, Battistini dovrebbe riaffidarsi all'11 che ha steso il Fabriano Cerreto col trio Padovani, Boldrini, De Iulis. Attesa per il 28 febbraio, ultimo momento utile per approvare il bilancio e iniziare a capire quale sarà il futuro dell'Aquila Calcio. Avezzano e Francavilla se la vedranno con squadre che avranno il coltello tra i denti, perché lottano per la salvezza. I marsicani di Federico Giampaolo saranno ospiti dell'Olimpia Agnonese. Non prendono gol da 4 partite, ma sono reduci da un doppio 0-0 che ha impedito il sorpasso alla Vastese. Torna a disposizione Di Curzio, mancherà ancora Cerone e allora l'11 base non si discosterà da quello che ha impattato con la San Giustese. Per il Francavilla c'è il match al Valleanzuca contro la Recanatese, squadra la cui rosa non è affatto da bassa classifica, con un attacco micidiale per Afalomi. Leopardiani senza Falco e forse Olivieri. Nel Francavilla out per squalifica Romeo e Fofanà. Per quest'ultimo la società conta di ridurre la maxi squalifica tramite ricorso. Il tecnico Iervese presenta la gara. Partita difficile domani? Ma sono tutte difficili, questa è in particolar modo perché è una partita dove noi ci teniamo perché vogliamo continuare a fare risultati positivi e stare sempre agganciati al gruppo dei playoff, quindi la vogliamo giocare bene, poi questa è la cosa più importante, speriamo di prendere 3 punti. Più staccato il Pineto, che se vuole rientrare definitivamente in corsa per i playoff deve tentare il colpaccio in casa della San Giustese. La vittoria sulla Jesina ha riportato il sereno in casa adriatica. Il tecnico Amaulo non potrà contare su Ciarcelluti e Fiumara, fermati dal giudice sportivo. Torna a disposizione Pomante, che ha smaltito un problema muscolare. Testa coda Pescina, con inizio posticipato alle 15 tra Nerostellati e Matelica. Impresa disperata per la compagine pratolana, che è anche in emergenza a centrocampo. Out Vitone e Pacella, in forse Gasparotto. Partita delicata per il Matelica, che ha bisogno di riprendere la marcia dopo il KO con la Vispesaro. Ora a -4.